Ok raga, ci siamo? Siamo in live. Vediamo un po'. Mi si sente? Vediamo un poco, prova, prova. Ok, va bene, mi si sente? Perfetto. Allora, raga, io in realtà, scusate se sono scomparso per un po' di tempo, però c'è stato un motivo. Tra cui scuola e altri motivi sono rimasto. Aspetta un attimo, raga. Ok, raga, eccomi. Allora, sono scomparso per un po' di tempo. Se non erro per una settimana più o meno, per un motivo, tra cui lezioni, scuola, cose così, e altre cose. Infatti sono tornato, anche un progetto che volevo portare, però non ci sono riuscito, quindi sto ancora lì sto ancora lì, sto cercando sempre di portarvelo, perché voi per me siete cioè voi per me siete come una seconda famiglia, siete una seconda famiglia. Quindi io ci tengo a voi, quindi semplicemente quindi semplicemente non voglio che rimanete senza niente, senza video, senza live, perché almeno spero di lasciarvi un sorriso alla fine di una live, di un mio video che faccio. So che i video non ci sono da tantissimo tempo. Però, raga, mi dovete comunque capire che non c'è cioè, non c'è tanto tempo per cui registrare. Oppure le live. Infatti, le live per me sono una forma di. È una delle mie uniche forme per poter venire. Venitemi incontro. Quando potrò fare un video lo farò. Anche qui su GGC, perché come potete vedere, già vi facevi l'altra volta, sto pian piano completando il giro di pack. Adesso vi faccio vedere anche i prodotti. Sto provando a fare un video, cioè sto preparando un video. Infatti ce ne ho 13, sono ancora pochi, però possiamo andare avanti. Due li posso shoppare, anche se a me adesso non so se shopparmi un mazzo, raga. Fatemi sapere se mi devo comprare un mazzo o delle bustine, che secondo me mazzo, buste, che shoppo, perché comunque secondo me un mazzo di tipo veleno mi servirebbe se lo trovo. Quindi non lo so, raga. Anche se io sono molto grato alle buste, perché vorrei prendere buste per fare il pack opening nella prossima settimana. Vabbè, per ora non ci pensiamo, andiamo a fare la sfida allenatore. Andiamo a fare. Non nella Lega Platino, voglio ritornare nella Lega O. Eccolo. Perché da quello che so, se noi andiamo a sfidare dei. Perché c'è lo spunto? Vabbè, se andiamo a sfidare alcuni di loro, possiamo anche sbloccare cose migliori. Io vorrei completare almeno il pack elettrico, quello basilare, e anche quello acqua basilare. Perché se li vorrei almeno finire, cioè portarli adesso a 4 di 7 questo, mentre quello d'acqua sta a 3 su 7, se non erro, perché lo so, do di meno.
Ho più usato un tipo elettrico oppure un tipo fuoco, che ho usato di tutto. Il tipo fuoco l'ho usato dappertutto, infatti l'ho finito già. E il mio avversario non ha Pokémon base, quindi finito. Ragazzi, io metto Rattata. Una volta che ho piazzato Rattata, io metterei sia lui che Magnemite in panchina. Ok. In realtà a me non è che mi interessa chissà quanto di andarlo a vedere, cioè il mazzo del mio avversario, perché potevo avere anche l'opportunità di guardarlo per bene, però ho detto non mi interessa. Sì, è normale che me la pesco una carta, cioè la che si fa? Si butta una carta. Le carte qui non si buttano. Da quando non aveva carte, ne ha 1 a 3, perfetto. Allora, io inizierei a fare questo per fare sospetti pericolosi. Vedete? Poi mettiamo un altro Magnemite in banchina. Facciamo questo. Vediamo un po'. Lo scambiamo con Magnemite. Scambiamolo con lui, così che abbiamo possibilità di paralizzare il Pokémon avversario con una moneta. Anche se dovrei arrivare ad avere 2 energie sopra Magnemite, perché comunque faccio debolezza visto che il mio è tipo elettrico. Elettro, scusate. Salvagente. Metto questo, mi faccio anche già l'evoluzione. Questa che cos'è? Bicicletta. Guarda le prime 2 carte del tuo mazzo e aggiungi una di esse. Le carte che hai in mano, scarta l'altra parte. Ok. Dammi questa. La preferisco. Più che altro non ho voluto prendermi Sparrow, perché Sparrow non lo posso fare evolvere, se non erro ne ho uno solo di lui, vedete? Quindi non posso, di Fearow ne ho uno solo, quindi non posso fare l'evoluzione. Fortuna l'ho paralizzato, boh. Che è uscito da testa. Comunque male che va, se vogliamo abbiamo rivitalizzanti, ce la prendiamo.
Dovrei fargli 40 se non erro. Eh sì, faccio 40. Anche se preferisco paralizzarlo questo turno. Raga, non lo so perché, però lo voglio paralizzare, ho paura. Anche se lui più di tot non mi può fare danno. Perché a parte che deve infliggermi anche danni zero, se non erro. Però raga, la paura c'è lo stesso qui. Adesso un fulmine palla. Fulmine palla, andiamo. Andiamo di fulmine palla, vai. Debolezza. Ma io ho fatto debolezza. Perché? Non lo so, raga, con l'altra volta io l'ho fatta debolezza, ma non so perché. Allora io le do a Pikachu. Che se sono fortunato trovo Raichu. Dopo, e quando trovo Raichu lì. Lì lo faccio male. Perché comunque Raichu mi fa tanta di danno a botta. Se gli faccio debolezza vado meglio. Intanto lui si sta Non lo so, raga. Rischiamo queste tre carte, che mi dite? Fulmine palla di nuovo, lo buttiamo giù al prossimo turno. Se lui non fa niente. Raga, io me le pesco su tre carte. L'ultra bolla che mi serve. Scarta due delle carte che hai in mano. Se non scarti due carte, non potrai giocare questa carta. Cerca nel tuo mazzo un Pokémon non mostro, lo aggiungi alle carte che hai in mano. Poi rimischia le carte del tuo mazzo. Perfetto. Quindi raga, mi posso fare Raichu oppure l'evoluzione di Magnemite. Tolgo Voltorb. Aspetta, chiamo lui. E lui. Che comunque pozioni rivitalizzanti mi servono. Pozioni in tal caso se subisco danni mi cura il Pokémon. Rivitalizzante, se mi muore un Pokémon importante. Eccolo. Raga, potevo prendermi lui, però preferisco lui questo. Cioè, con lui devo usare troppe energie. Quindi non me la sento nemmeno di andare così troppo avanti. Ok, iniziamo già a fare. Perché qui mi manca una energia solo, devo usare. E vado bene comunque. Mi dice che posso usare il vitalizzante perché prima ho scartato uno di questi. Oppure ho scartato anche due Pokémon, quindi se voglio me ne posso riprendere, tipo Voltorb. L'uccello, che non mi ricordo adesso come si chiama. Prima che buttiamo, prima cosa, giù il primo Pokémon. Io non capisco il mio avversario che gioco sta facendo, perché comunque non mi attacca, non fa niente. Però si è riuscito a portare i Pokémon lì, tutti quanti con 2 e una energia. Lui è 100. Allora io sinceramente continuo. Continuo ad attaccare con Magnemite. Finché posso io attacco. Ok, per fortuna non avevo sprecato. Dopo Raichu, se mi mandano giù Raichu. Uso il rivitalizzante prima cosa e poi butto il Kangoshan all'interno, che quello fa tanti danni. Pesco anche tre carte. Sperando che mi esce un'altra Ultra Ball o qualcosa del genere. Perfetto, la Ultra Ball. La uso adesso, la uso adesso. No, non la uso ora. Quindi
che altro attacco. No, voglio provare, lo voglio paralizzare perché comunque. No, niente. Era meglio se lo attaccavo a questo punto. E poi raga, ho preferito più che altro. Preferito paralizzarlo, cioè volevo paralizzarlo così mi faceva danno. No, non lo curo perché mi conservo la cura o per Raichu oppure per Kangashan. Si chiama così, eh? Giusto? Kangashan, sì. Là, io vedo che vi piacciono questi video così, cioè queste live così. So che per chi se le vede dopo in secondo momento saranno noiose, anche per il motivo che se le vede in secondo momento. Però ragazzi, a me piacciono le live perché mi piace farle. Però vedo che comunque queste live portate tanto. Cioè, vi piacciono perché comunque vedo che tante persone le vedono anche dopo la live, non solo il durante, perché tipo nel durante abbiamo sempre una o due persone collegate sempre in live, quindi secondo me ci può stare come live. Sono un po' lunghe, devo dire la verità, anche io mi stanco, però a farle, però è una cosa che devo fare, cioè almeno è una cosa che io voglio fare perché mi piace. Un video già, un altro Kangashan, perché so che questo è infido, può avere qualche carta che me lo shotta. Io attacco comunque con Magnemite. Fulmin palla. Raga, che faccio? Lì si sta attivo il vento in panchina. Ok, mi ha buttato giù Magnemite, quello che cercavo. Ora mi servirebbe un'energia ad ogni turno. Perché? Lo direte. Mi serve un'energia ad ogni turno. Perché così, avendo un'energia ad ogni turno, posso fare l'attacco da 100 a ogni turno. L'attacco infligge 20 danno per ogni Pokémon che è in panchina. Vedete, non posso neanche fare quello da 2. Questo che dice Pokebeam. No, Shana. Metti le carte che hai in mano nel tuo mazzo e rimischia, pesca 5 carte. No, grazie. Cioè, almeno per ora no. Poi si vedrà. Potrei anche usarla dopo. Eh no, devo farlo adesso. No, vai, fulmine. Allora, gli sciotto il po'. No, aspettate, ma non me ne deve scartare una di carta. Di energia, aspettate un attimo. Tutte. Allora no, raga. Raichu non conviene. Cioè, io pensavo che me ne scartava uno come alcuni Pokémon, invece no. Cioè, qui scarta tutto, scarta. Mi inizio a preparare lui, cioè, che devo fare? La ritirata da quello che vedo è gratis, cioè non devo pagare chissà cosa per. Perché non posso usare il rivitalizzante? Vediamo un po'. Mi sono fatto imbrogliare. Pensavo che Raichu toglieva un'energia solo. Ok, iniziamo a fare questo. Per vedere un po' questo, che posso fare con lui. Ciascun giocatore può avere 8 Pokémon nella sua panchina quando questa carta non è più in gioco. Dove scarta Pokémon in panchina. Ok, allora raga, io la uso questa. Anche per il fatto che posso mettere più Pokémon, però io non la userò. Lo ritiro. E mando lui. Mando lui. Ora.
Micro pugno gli faccio 40, quindi il prossimo turno lo butto giù. Cosa che devo fare? Nei prossimi due turni posso fare sempre 100 di attacco, quindi qualsiasi Pokémon mi mette davanti lo sciotto. Lo sciotto. Non lo so, raga. Non lo so, non lo so. Boh, a parte che adesso questo glielo butto giù. Ok, io comunque. Mi rimango sempre 5 Pokémon in panchina. Anche se potrei azzardare a metterne qualcun altro se lo trovo. Però non li voglio scartare dopo. Non voglio né più vedere Raichu né Pikachu. Che colpa loro sono dovuto rimanere, cioè, sono rimasto senza Pokémon. Cioè, Pokémon sì, ma ho dovuto scartare una marea di energie e non voglio neanche sapere il perché. Cioè, raga, non. Mega pugno. Ragazzi, saperlo avrei usato lui perché comunque lui. Fin dall'inizio, posso dire che ci avrei preso lui. Così l'avrei boostato e fin dall'inizio non mi sarei mai fatto togliere, cioè Raichu non l'avrei mai usato perché ho sprecato energia. A questo punto già avrei potuto togliere molti più Pokémon di quelli che gli ho tolto ora. Questa evoluzione qui, che è un'evoluzione, ha 100 di vita, quindi appena la butto giù dovrei scalare di due carte lì, ma a me non mi serve nemmeno più perché tanto ormai. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Ah, la debolezza la faccio se lui ha due carte di attacco. Questo, tutte le carte hanno della debolezza. Sì, ok, no, raga, non lo sapevo. Tipo Raichu fa debolezza se ha due carte di tipo. Debolezza per 2 se ha due carte tipo lotta, cioè energia lotta, e al meno per cento della resistenza se ha 2 di energia di tipo, come posso dire, energia normale. Per fortuna nel mazzo non è un, cioè per sfortuna non ho energia lotta nel mazzo, però per fortuna non ho energia base normale. Comunque raga, non vorrei dire prima vittoria, mi senza coccia. Vediamo se mi fanno salire con le stelline. Vediamo che carta ci aggiungono. Raga, perché non me li fanno mettere, vedete? Vorrei arrivare a prendermi questo qui. Contro tipo fuoco vado di tipo acqua. Raga, ditemi se vi piace la miniatura che ho messo per questa live. Allora, vediamo un po'. Guarda le prime sette carte del tuo mazzo. Poi mostra un Pokémon che hai trovato e aggiungilo. Ma io Gyarados non l'ho ancora sbloccato. Chi ho sbloccato io? C'è Vaporeon. Ero da mio Vaporeon. Che almeno uso Hydro Splash lo.
faccio male comunque. Però prima di mettere ovorio devo trovare un nido. Allora, questo che dà, allora, ok, quindi con questa carta lo curo di 20 di danno ogni volta che do un'energia. Ok. Usiamo la sub ball. Mi prendo l'Abras perché l'ho sbloccato l'ultima volta che ho giocato. E non l'ho ancora usato, però la pressa è abbastanza forte. Sì, me lo metto in panchina già. Vediamo un po' se posso già attaccare. No, aspetta, non posso. Ah, mi sa che non posso perché ho iniziato io, quindi vedo solo ritirarlo. Ok, Fabbro, mo gli do 2 energia. Così arriva a 3. Ma non ne avevo una sola in mano. Magnemar. Allora, vediamo un po'. Allora, io metto l'energia sull'Abras, so che è magica, più di una non gliene posso dare. Anzi, no, sapete cosa? Speriamo bene. Ok, quindi glielo scambio. Ora, se abbiamo un po' di fortuna, sperando la fortuna. Risco splash, vai. No, non va. Dovevano uscire 2 volte testa, per forza. Anche se uscì una sola volta a Groce, non andava. Vediamo un po' questo che mi dice. Cerca nel tuo mazzo una carta allenatore. Mostrale e aggiungere le carte che hai in mano. Poi rimischia le carte del tuo mazzo. Ma io se. Non mi piace tanto le carte allenatore di sto mazzo, però. È oltre al rivitalizzante max, non. Mi servirebbe una carta che mi potrebbe dare aiuto. Tipo N, vediamo N. Lino, no? Questa mi sa che. No, 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 stavo scherzando. Mi serve il pescatore a me. Così che quando butto l'Abras, se non ho energie da dare all'Abras, la uso e prendo le energie dalla pila di scarto. Sperando bene. Il tacco non farà. No, raga, questa è troppa fortuna, non va. Vediamo un po'. Vabbè, me lo manda giù.
Cioè, se non trovo un Pokémon base adesso, io ho perso la partita dopo che mi butta la presa giù. Ok, che Lavras è Lavras, però. Che c'è 120 di danno, però, raga. Io solo ho sprecato per un'energia, ma almeno mi metto in sicurezza che al prossimo turno posso rifare di nuovo. No, raga, non lo so veramente. Cioè, io in totale sto andando alla ricerca solo di carte allenatore qui ormai. Cioè, non so nemmeno io cosa fare. Ho preso la Sub Ball almeno da prendermi un Pokémon. Non lo so. Raga, non lo so proprio. Non so, non lo so proprio. Cioè, è difficile come mossa. Più che altro non ho la mossa, la partita è difficile. È vero che mo c'ho Lavras, posso fare. Però mi serve comunque un appoggio su cui basarmi se mi butto giù Lavras. Mi sa che mi piglio Psyduck, fa 20 danno con due energie, però questo mi fa danno da solo, l'altro non mi serve. Allora, raga, a me non mi interessa ora di fare testa o croce. Per fortuna che adesso lo curo dandogli energie. Metto Psyduck in panchina. Stavo già per andare ad usare la pozione, però mi ero dimenticato di sto fatto. Aspetta, ma Lino che mi dice Lino? Vediamo un po' Lino. Allora, cerca nel tuo mazzo. No. No, ok, non posso usarlo. Cioè, posso usarlo, ma per ora non mi serve. Sì, perché Lino, cosa che mi fa fare? Lino mi fa avere un Pokémon che mi si evolve. In questo caso avevo. Ah, questo è quello che piace a me. Perché Lavras c'ha debolezza normale, quindi qualsiasi energia gli dai, fa comunque debolezza. E dagli Lavras. Adesso io metto anche Magikarp, così che sono ancora più sicuro. Bra, fammi quello che vuoi, tanto non me lo abbattete Lavras. Allora, raga, io sapete cosa vi dico. Gli do un'altra energia. Anche se non serve, ma lo curo. Perché la super pozione non la voglio usare. Perché qui ci sono Pokémon che fanno danno a tutti i Pokémon, anche quelli in panchina. Quindi la uso quella. E quella mi cura qualsiasi Pokémon. Acqua Splash, vai di nuovo. Qui testa serviva e vai, 200 debolezza. Cioè, anche se non usavo testa, adesso ho la debolezza infinita su Lavras. Perché da Lavras c'ha la debolezza con l'energia di tipo normale. Perigon. Poi. Quanto c'ha di vita? 70. Allora, io comunque lo metto di nuovo per pararmi. So che ce ne ho 3, però non si sa. Acqua Splash. Mi basta anche solo un 80, creandoci la debolezza. Vabbè. Qui ci viziano, signore, 200 e botta. Cioè, se la partita sarebbe stata così facile dall'inizio, avrei buttato Lapras. Cioè, se avrei avuto Lapras dall'inizio, l'avrei buttato. E adesso qui lui c'ha 100 di vita, il mio avversario. Ok, carbone ardenti, 20 di danno, arrivo a 30. Ma lui il problema è che seppure non faccio debolezza, cioè anche se non faccio testa qui, gli faccio 80 di danno, a 2x2 fa 16, quindi sono 160 danno.
Io 80 più 80 sono 160. Quindi gli faccio 160 di danno e comunque lo mando a prendersi un tè. Vedete? Croce a 160, ne va lo stesso. Perché c'ho la debolezza su Lapras. Ok. Fortuna che Lapras non aveva la resistenza sempre con l'energia quella normale. Giusto, fammi controllare un po'. Perché non voglio che mi fanno una. O non ha debolezza, cioè, oppure non ce l'ha. Non ha resistenza Lapras, quindi non posso sbagliare. Allora, sapete cosa? Io al prossimo turno mi faccio anche. Io uso la pozione massima. Scegli un Pokémon da curare, mi curo lui. Perfetto, l'ho curato, anche se è sprecato perché ti curava di più. Ah, ma questo è il problema. Quando. Ahia, non lo sapevo sto fatto. Eh no, raga, non lo sapevo sto fatto. Eh no. Lino, cosa mi dici? No, andiamo, finito. Sì, eh. Lui non mi ha attaccato perché non ha energie. Io continuo a non dargli energie. Cioè io. No, ho sbagliato, faccio no. Vedete raga, per questo io non metto mai, perché sennò prima ho finito, era finito il turno. So che non mi serve perché portando Lapras con 3 energie. Non mi serve, però raga, meglio sempre un occhio di riguardo su queste cose. Se l'uomo prende un'energia mi fa del danno. Fuga erba, no, non mi fa danno perché non gli usci già né, non gli usci a destra, perfetto. Io ora gli do un'energia a Lapras. Lapras me lo sciotta anche se non c'è bisogno di fare testa. Comunque c'ho Lapras che mi fa 80 di danno e lui ha 70 di vita. Non so se c'è un Pokémon con 160 di vita. Cioè che esiste un Pokémon con 160 di vita, da quello che so no. Comunque raga, non vi preoccupate, mazza, per arrivare a un video speciale qui sul canale. Sì, ne so tante. Quindi raga, non vi dovete preoccupare proprio. Torneranno anche i video, sì, lo so. Secondo me alcuni di voi stanno aspettando i video. Però, come ho già detto all'inizio della live, problemi a fare un video questa settimana, quindi raga, che vedo lì, cioè sono qui e sto in live aspettando che Articuno, ok. Cioè, raga, potrei anche fare adesso uno spacchettamento. Però, non lo so, raga. Vediamo con lui, va.
Cioè, raga, non so sinceramente che fare. Perché comunque non volete live su altri giochi. Io avrei voluto portare una live su come si chiama? Su Roblox, ma non so se vi potrebbe far piacere. Sto preparando un progetto che già ho detto anche all'inizio, ma non riesco a portarlo completo. Cioè, non riesco a finirlo. Sto sempre lì. Sono lì sul punto di portare il video e poi alla fine, tac, zero, non lo riesco a portare. Quindi, raga, non lo so. Consigliatemi qualche video, qualche gioco da portare per computer e io lo porto. Vedo un po' se vi posso accontentare con i vostri, con le vostre richieste, perché secondo me vi potrei anche accontentare. No, non posso fare niente. Non so, ragazzi. Raga. Beh, dai, raga, comunque finisco qui la live perché sinceramente non so neanche più quello che fare. E arrivederci.